Bentrovati! Eh sì, siamo tornati con un altro video, uè, ciumbia, figa! Allora, oggi di cosa facciamo? Oggi giochiamo a Paladins? Sì, di nuovo dopo secoli. Avevo voglia di giocare un po' da solo, perché comunque sia, come già dissi nei video precedenti che feci con il mio amico, Paladins non è un gioco che mi attira molto se giocato da solo, preferisco giocare in compagnia, anche perché comunque sia, è un gioco di squadre. Spara tutto a squadre, quindi di conseguenza giocare da solo è un po' noioso, però insomma è uscito un nuovo aggiornamento che ho già avuto modo di vedere qualche giorno fa. Niente, praticamente hanno aggiunto altre skin in stile cyberpunk, disco, techno, quella roba là. E niente, vediamo come va. Troppo veloce, vai subito, via. Eccoci, allora cosa faremo? Furia o rucola? Furia. Ah no, wait. Ok, siamo a posto. Più o meno. Non c'è un damage. Shit. Mi sa che tocca farlo a me. Kinessa, perché sì? Oddio, devo disattivare la voce. No, ti prego, non dimmi che devo disattivare la mia voce, perché sai che un po'. Mi sa di sì. Si sente la mia voce. Salve. Va bene. Che poi appena posso già attivare, lo farò subito. Yeah, right about now. Ah, cioè non si può disattivare l'audio. Sono gli altri che devono disattivare il mio audio, praticamente. Interessante la cosa, è molto, molto carino, molto, molto feschio. Vabbè. Sarà, vediamo. Kinessa, non sono molto bravo ad usarla, femminile. Però, insomma, vediamo cosa riusciamo a fare. Se teletrasporto. Here the story begins, as the prime blood has been spilled. Qualcuno qui voleva. Ed ecco, il controllo è difficilissimo mirarvi. Yes, tu mi vieni in bocca, figlio mio. Volevi. Stiamo tenendo lo spot all'anzi, Sam. Aia! Ah, già, pure lì ha la cosa veloce. Plausibile. Tanto mi curo, sa mai. Merda, potrebbero venire di qua. Mi nascondo. È strano giocare con questa, si in giro. Yes, questo è CS. Questo è proprio CS. Fanno toccata. Bravo, continua a stare sul punto. Intanto metto il teletrasportolo, non si sa mai. Ah, perché c'è Miv là che sta dando fastidio, complimenti, bravo, vedi questi sono i flank con la F grande proprio. Dopo di supporto. Preso. Bastardo. Ah già, l'hai messo tu, ma che fai? Dai fastidio a me. Al tuo compagno dai fastidio, sei un genio. Questo ovviamente dovete tenere premuto, ma mi dimentico se è così. Ma muori. Che faccio, uso la ulti? Serio. Non so usarlo, il teletrasporto, non so ancora buono. Ora posso usarlo. Che brutta fine. Bella. Voleva lui. Ma è italiano. Abbiamo finalmente qualche italiano. Quelli, facciamo un bel t-bag di quelli esagerati.
merda. Ma cazzo mi sono andato? Non ci ho capito niente. Merda. Non lo so usare. Sono un po' negato con questo. L'avrò usata una volta e mezza, come minimo. C'è andata sopra? No, manco per le palle. Cata. Cato. Italiano. Questo sconosciuto. Merda, da vicino. Ah, grazie, mi ha aiutato, mi ha parato il culo. Stavo morendo male proprio. Yes. Vabbè. Non avevo chance. No, niente, mi devo abituare perché veramente non sono capace di usarla. Cioè, io di solito i miei min sono Furia, Groover, poi c'ho Rucola, ovviamente, la Perrakas. E basta. Oh, bitch! Get wrecked. Abbiamo solo 30 seconds remaining. Dire qualcuno da posto. Mi sa che è meglio che le devo evitare. Non so che meglio lo spingiamo. 3, 2, 1. Vabbè, non potevo fare molto. Ok, allora tiriamo le conclusioni. Ho fatto 10 eliminazioni di cui 2 morte. Beh, allora, non sto giocando malissimo, però sto giocando male. Questo sì, questo è abbastanza palese. E niente, no, mi devo abituare, veramente. Strano, perché senza... Cioè, questo è chiaramente un personaggio che hai bisogno del mouse per poter giocare bene. Perché, ovviamente, devi... Sul cecchino devi mirare, devi prenderlo bene al nemico. Se usi il joystick, ovviamente, non è la stessa unica cosa. Cosa spammate, là? Cosa spammate? Ma io mi faccio una risata. Dico, nice job. Perché sì. Perché sono stronzo. E voi mi succate tutti là. No, beh, scherzo. E nemici on the right flank, vabbè, lo so, non c'è bisogno che muovo, dici tu. Sono nato ieri, Cazzo mi vado a ficcare. Ah, il muro di merda. Presa. Voleva. Pretendeva. Cazzo. Merda, ce l'ha con me. La zitta. Preso. Mamma mia, l'ho disintegrato proprio. Ci ho fatto la mia. Ah, merda, l'hanno preso. Colpa mia perché non ho fatto supporto dall'altro. Uccidilo, è morto, è morto. Uccidetelo. No, vabbè. Preso. Fa danni questa, perché giustamente è una dealer. È una damage. Che cazzo dico una dealer? Cos'è, sto giocando a poker, una dealer? Oh, cazzo. Ovviamente dove... No! Coglione! Vedi cosa intendivo con mouse? Perché adesso sono morto perché all'improvviso ho visto tutt'altra parte. Giustamente non miravo bene. Però se avessi avuto un mouse o la tastiera, insomma, sarebbe stata un'altra storia. Non so se si può usare il mouse e tastiera su PlayStation 4. Cioè, non ho mai fatto il tentativo di provare a bindare. Dati dei coglioni. Ah, merda. Oh, m'ha visto. Non so come abbia fatto, ma m'ha visto. Purtroppo non sto facendo abbastanza fuoco di copertura. Di conseguenza i miei compagni vanno in difficoltà. Che io dovrei essere quello, capito, che si mette in un mondo, cecchina tutti e rompe il cazzo. Però io non sono abituato, io sono tipo da mischia. Sto tipo da stare fermo in un punto, accordo, mi fa schifo, non a caso. Cioè, sarà un motivo se mi fa schifo ancora.
Ah, da dietro però li fai male. Interessante. Preso. Preso di nuovo, dai che è morto. Dai che è morto. Ah, quando uso la ulti non devo caricare, interessante. Che questo non lo sapevo. Cioè, non pensavo fosse una feature del personaggio. Poi però mi devo levare con gli ulti. Aspetta. Che funziona? 10, 9, 8, 7, 6, oh merda, se lo prendevo da là. Mamma mia, facevo la kill della madonna. 4, 3, 2, 1. Preso, voleva. Pretendeva. Battaglia tra cerchini. Ah già, adesso è diverso. Basta premere il quadrato, che figo. Sì, da un po' di tempo l'aggiornamento che hanno fatto, adesso è cambiato un po' tutto. Ah, puoi fare anche la posa, perché se adesso non è più... non è più blindata, cioè impostata su Limut. Ah, puoi anche direttamente prendere la mount. Che figo, anche prima che ti compaia. Non so a cosa servi, però. Forse se magari ti caci cadi da qualche punto. Preso. E manca l'uno. Che non posso arrivare a fine la partita. Preso. Girate un po'. Preso. Mamma mia. Ok. Questa se è usata bene, questa qua fa i danni. Io però purtroppo mi devo abituare, quindi. Voleva far danno pure lì, stronza. Pure male. Ma però non venite pure voi qua. Sennò io il mio posto me lo devo spostare. Madonna, in testa l'ho uccisa pure. Mamma mia che kill. È divertente. Ok, ammetto che è divertente uccidere facendo il cecchino. Ammetto che non è una cosa che fai. E arriva pure lontanissimo. Oh mio. Oh yes, doppio assist. Io là, io a te sto mirando, che ti penso. Madonna, fuoco di copertura proprio. Madonna quanto cazzo mangia lungo. È una bestia. C'ha delle braccia che saranno due cosciotti di pollo, non so. O di tacchino, guardate il tacchino. Esci con la testa, esci con la testa. Pure tu no, muoio io. Peccato perché hanno congelato il fuoco. La ulti la devo studiare. La ulti devo studiarla perché mi sembra ottima. Però si sa mai, insomma. Vabbè, spara normale, lo fai prima. Genio. Se facessi le cose a giusto, in modo giusto. Uno è sloggia perché giustamente non ha le palle per combattere. E pretendeva, voleva. No merda, me ne sono accorto dopo che stava quello che mi stava raspando le palle. Me ne sono accorto. Troppo tardi, ma me ne sono accorto. Ah, vedi, mira dove sta la mira proprio in quel momento. Merda. Bacilla, grazie. Voleva. Mi viene a darmi fastidio qua. Io vengo a darci fastidio qua. E poi carico sempre con questo. Quando non dovrei.
Watch your step. Che faccio, scendo? Bella, bella, re, madonna. Oh, fa le stragi con questa, eh. Se, se la usi bene, fa le stragi. Preso. Madonna. Madonna. Che bestie. Ecco, cosa avevo detto. Vabbè. Mi è andata bene, è andata bene, sono contento. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Non male, non male. Potevo fare peggio. Ho fatto male, ma potevo fare peggio. Ho giocato male, però è bella la tripla. Best damage. Beh, insomma, dai, 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 dai. Ce la caviamo. Poi l'altro team è, oh, per carità, oddio, c'avevano il Victor che ha fatto una kill e 7 assist. È morto 12 volte. Ha fatto schifo. Fe. Androxus peggio ancora. E insomma, diciamo che era una via di mezzo tra bravura nostra e scarsa abilità loro. Specialmente il nostro tank ha fatto brutto. E due nostri flank invece hanno fatto molto bene, infatti. Questo gioco, proprio questo in generale, tipo Overwatch, insomma, giochi tipo così, si giocano tutti sui flank. Se i flank vengono gestiti in modo decente, ossia comunque sia uno si prende una fascia, uno si prende l'altra, e comunque sono bravi a giocare, diciamo che non dico hai vinto la partita, ma almeno il 50% delle partite l'hai portata in tasca, perché poi l'altra 50% si diciamo concentra sul punto da conquistare, perché ovviamente è sempre così. Se tu non hai un buon tank e qualcuno che ti protegge il culo, in poche parole, la maggior parte delle volte la perdi la partita, perché sì, che ovviamente i giocatori... No, ho sbagliato, non volevo fare lì. Ormai ho deciso, continuo con questo, voglio provare. Voglio provare a vedere come va. Sì, però voglio... che palle. Non mi fate parlare in dialetto. E niente, mi sa che rimaniamo con Ruko. Qua proprio a shoppare. Paghini proprio. Sgancini. Vabbè, mo giochiamo con Rucola, quindi adesso è tutto diverso. Cioè, nel senso, adesso il mio modo di giocare sarà... Vai sull'obiettivo, non morire, cercare di proteggere i compagni, mentre loro proteggono te, per conquistare il punto. Easy peasy lemon squeezy. Vedete il non sucare? Come giù. Thanks. Good luck, have fun. Ok. Noi siamo brave persone, giustamente. Rispondiamo in modo decente. Creepy. Facciamo bene. Non si può fare che dobbiamo adesso. Perché i colpi dopo un po' scompaiono. Ah, che palle. Nemmeno la gioia di fare un pene. Chi è che fa quest'onda? Groover? No, non mi dire che adesso posso vedere il raggio. Il raggio di uno dove mi può curare, perché è una figata pazzesca. Finalmente hanno deciso di mettere qualcosa di visibile per chi, deve pararsi un po'. Almeno. Merda. Merda. Scudo, quanto è? Proprio un secondo. Un millisecondo prima che mi ricomparesse lo scudo sono morto. Però Liller non mi cura. Dai, dai, prendi l'obiettivo, non scendere dal piedistallo, là, dalla pedana. Arrivo. Facciamo un po' di copertura. Attendi i lati, qua è molto facile che prendano dai lati. Dai, spingi. Ovviamente state attenti a quel muso e gnocchi. Da dietro. Attento. Boom, in faccia proprio. L'ha sentito tutto proprio in faccia. Ah, che talare, brucia, che talare. Troppo rucola. Vabbè, com'è giusto che sia, perché i tank non è che devono fare danni enormi, che sennò sarebbero troppo sbilanciati.
L'unico problema è che però i danni, cioè tu hai comunque una mitragliatrice, i colpi non è che se sono più lontani devono fare meno danni, non esiste, è un colpo di fucile, fa male lontano, fa male vicino, forse puoi sistemare il culo, ma è un gioco tutto fantasia, deve sistemare il culo e tutto varie, non penso. Vai da dietro? In ogni caso io faccio quello per pure provare. Aspetta, sei curato. Spegni, spegni, spegni. Vabbè, io l'ho usato giusto per colpire il culo. No, no, ci muoio male. E invece? Attenzione, curami! Oh, Groover, devi curare! Vabbè, un Groover che ti passa davanti, ti vede e ti dice ciao e se ne va. Guardalo, guardalo! Guardalo! Sono ancora più come il nevello, mi sento. Merda, mi fa da scudo. Ah, c'è il tizio che viene preso direttamente dai pirati di Caraibi. Yes! Bastardo, quello la torna in vita. Vabbè. Dai, 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 dai! Spingete quel dannato coso, io non posso spingerlo se nessuno mi aiuta. Se gli healer muoiono, io che cosa ci posso fare? Uscita quella per colpire. Ma mi palle, guarda, mi sa su. Niente, non mi curano. Più forte. Mi vuoi curare? Groover, heal me, please! Ah, date come posso sentire. Ma non vede così in gamba, mi fa incazzare. Ok, va bene. Brava. Yes, bravissima, complimenti. Volevi, volevi, ci hai provato, non ci sei riuscito. Ah, niente, 8-3, mamma mia, che disdetta. Che, ma che disdetta? Che disdetta? What a riot! Ok, adesso basta. Enough! Groover, heal me! By the power of the Grayskull! Mi tocca parlare in inglese, guarda che... Che fatto! Che fatto! C'ho la ulti, però non so se usarla. Se ho deciso di usarla adesso, aspettare un po'. Cioè, adesso appena vedo che c'è un po' di gasotto. Avanti, da sopra, sopra, sinistra, destra, per tutto. Forse mi si è dimenticato chi sono io, zio. Dove? Merda, no, ho saltato. Mi ero dimenticato che questo può saltare. Ho sprecato la ulti così, io proprio. Sapevo, non dovevo usarla. Dovevo aspettare al tizio qua che lo alzava in piedi. Cioè lo alzava in piedi, lo teneva fermo a mezz'aria. Ma no, non so parlare, signora, che parla, che parla a fare? Cazzo, devi morire! Madonna, però mi palle. Il nucleo è caduto a terra, quindi non devo averlo. Heal me, please! Thanks. Much obliged. Boom! Sto tutti insieme! Meno male, è l'obiettivo l'abbiamo preso. Era attaccato! Vabbè, in tre. Vorrei vedere.
Starlight Soul. Noi abbiamo due healer, po', almeno uno, due. Cioè, stesse e mezzo che mi curasse. Ma come? Ho ucciso io. Boom! Vieni, vieni. È diventato Super Saiyan, sentito. Ah, io non ho capito se quello funziona come Anthropus Snow che all'improvviso. Lo sapevo. Vorrei tanto spingere, ma veramente. E adesso vi prendete pure questo in faccia proprio. Oh, oh. Oh, yes. Yes. Da dietro. Certo. Volevi colpire, basta. Intendi che c'è quella da dietro. Devo uccidere il loro tank. Questi soffrono se stanno senza tank. Quello è l'obiettivo mio, cercare di uccidere il tank loro. Anche se non dovrebbe essere quello che dovrei fare io, perché io sono il tank. Oh, cazzo, non di bloccare così. Facciamo una mossa da flank, facciamo una mossa da flank, dai. Non sta aspettando. Eccolo là, infatti, faccio. No, merda, mi sono bloccato. Ciao, sono molto male. Super Saiyan Nintendo, però, cioè, no, come si chiama? Come Ultra Nintendo, grazie, non l'ho visto Super Nintendo. Yes, salta, salta, è diventato Tigro. Una quantità che sto buscando, però. Oh, finalmente ho chiuso pure a questa che mi rompe sempre il cazzo. Ciao, ultimo. Ah, ok. Ma quelli c'avevano lo stronzo che si deve curato da solo. Quante OP però questa mossa, cioè, non voglio dire niente, però già sul fatto che puoi risuscitare. In fact, he's right. Stupido io. Guarda. Ma vogliono come degli imbecilli, proprio. Degli imbecilli.
Usa la ulti la vicina. Cosa? Madonna, quando OP questo, Cristo. Non ho capito se funziona come Androxus, che qualcosa assorbi i danni e poi te li respinge, perché è probabile che sia così. Perché sinceramente non l'ho mai usato quel personaggio, quindi non so i poteri. Però lui si è morto, te arriva. Groover del cacchio, fa schifo questo Groover. Cioè io dico, Groover è uno degli healer più potenti del gioco, perché fa danni, cura che è una maniera proprio assurda contro i danni. Cosa che ho già detto prima, guarda, non so parlare mentre gioco io, che cosa vado a fare. Quella ha rotto le palle, le mani di mano. No, merda! Madonna, ce n'è a sinistra e a destra. Cazzo, mi sta facendo rincoglionire proprio, come un matto. Matto! Sei morta? Che sei morta? Mi è morta a me, scusami. Dai, 35 kill e 10 morti. Insomma, è una partita abbastanza a senso unico, eppure la stiamo perdendo. Come funziona? Cioè, la stiamo perdendo, stiamo facendo rimontare. Se i nostri healer curassero le nuci, però. Io mi butto di lato, non si sa mai. Sono 400. Ecco qua, userò la ulti dopo che ha finito quella roba. Se non muoio prima. Devi morire, non esiste. Devi ancora vivere. Perché i loro healer li stanno curando, a differenza nostra. Bravo, bravo, bravo. Ma che fastidio. Fa pure danni, non solo risuscita, ma fa pure danni. Cioè, è assurdo. Andate sul punto, andate sul punto. Niente. Oh, sì, sì, sì. Cos'è, un bug della Madonna proprio! Eccola qua, scusate. Scusate il francesismo, però era ovvio che non finisse bene. Vogliamo vincere? Per cortesia. Oh, è chiedere troppo. Probabilmente è chiedere troppo. Non c'entra il fuoco, tutti sono in mezzo. Devi stronzo. Vai, ma sono morto. Genio. E l'hai sprecata. Gente che sta sopra 3 a 0 e farsi monta 3 a 3 è qualcosa che non vedi tutti i giorni. Io mi tocca fare flank e secondo tank. Oppure arrivano. Bitch. E parti le nuci. Ogni volta sembra se. Secondo la barca. Oh, ma quanto cazzo dura il cooldown di quel coso? 2 secondi! Cioè, questo è una barriera vera e propria. Non dovrebbe durare così il cooldown. Stiamo scherzando. Ha usato per forza le carte. E abbiamo perso. Dai, ma non si può perdere così, però. Che palle. Uffa. E ovviamente, succatemi il cazzo, bitches! Happy feet! Uomo combo! Oh! 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 Oh!
Vabbè, insomma, direi che qui può finire. Era giusto un video così per smorzare la routine. Anche perché tra un poco inizieremo qualcosa. No, sono indeciso, veramente indeciso. Potrei avvisare che cosa vorrei fare. Avevo intenzione di fare una maratona di Kingdom Hearts. Che cosa intendo con maratona? Tutti i giochi, dal primo fino all'ultimo, prima che uscisse il 3. Perché io il 3 l'ho preordinato, quindi arriverà il giorno che proprio uscirà, arriverà a casa. E lo registrerò, farò tutto in blind, perché sì, perché è il gioco della vita che aspettavamo da secoli, bla bla bla. Chi invece conosce un po' la saga sa benissimo che sono 5 anni che... No, forse 6 anni dall'ultimo. Tolte le collection, eccetera, eccetera, i remix. È un gioco che aspettavamo, voglio finalmente giocarlo, e quindi ero indeciso se fare una maratona giusto per così tenerci non allenati, perché comunque sia il 3 sarà un gioco totalmente diverso dai precedenti, quindi di conseguenza posso al massimo così per divertimento. Ho finito recentemente un playthrough a livello 1 a Kingdom Hearts 2 per conto mio, dato che avevo già iniziato a farlo sul mio canale, però poi ho deciso di smettere così ad cazzo di non fare più. Dopo le prime due puntate ho deciso, ma che me ne frega, me non me ne frega un cazzo, e prendo e non ho registrato più. Era tipo già l'anno scorso, tipo quasi l'anno scorso. Cosa ho fatto allora? Ho deciso di mettere quei video privati e resettare tutto. Quindi se lo farò, inizierò da Kingdom Hearts 1. Non so se a livello 1 probabilmente sì. Poi farò comunque sia Kingdom Hearts 2, Death by Sleep, eccetera, 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 eccetera. Però non penso che gli altri li farò a livello 1, perché insomma non sono molto bilanciati a livello 1 rispetto al Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2. Beh, ci siamo detti tutti. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, fatemi in culo. E niente, e ci vediamo al prossimo video. Ciao Oscari, ciao Oscari.